Cari amici di Class TV Moda, benvenuti ad una nuova puntata di Class TV Moda News, il TG delle celebrities più cool che ci sia. Lusso e semplicità per il designer di Bottega Veneta. Se si pensa a Bottega Veneta, vengono in mente due aggettivi, lusso e tradizione. La storia del marchio vicentino parte infatti proprio da questi due concetti nel 1967. Il nome Bottega Veneta richiama l'idea dell'atelier e rievoca le origini dell'azienda, contraddistinta da sempre per la particolare tecnica di lavorazione della pelle a intreccio. Nel corso degli anni, però, la maison perde quell'allure di unicità che aveva portato persino Andy Warhol ad acquistare i suoi capi. Nel 2001 la svolta. Il marchio viene acquistato dal gruppo Gucci e alla direzione creativa arriva Thomas Mayer, designer tedesco d'origine ma americano d'adozione, classe 1957, che in pochi anni dona nuovo lustro all'azienda vicentina. Nothing and yet a lot, you know, like tutto e niente. I principi sono gli stessi dell'inizio. L'azienda è cresciuta nel corso degli anni, si è espansa tra diversi paesi, ha aperto numerosi negozi, ha molti più impiegati, ma allo stesso tempo ha dedicato tante attenzioni a migliorare certe condizioni, nel senso di fare in modo che vada meglio per tutti in ogni settore dell'azienda. Più attenzione per le persone, per le condizioni di lavoro, per l'ambiente, per lo sviluppo. È necessario per la crescita di un gruppo ed è una cosa che tengo molto in considerazione. È tutto questo che rende Bottega Veneta un posto speciale. Anche in un periodo come questo, contraddistinto da forte incertezza, bisogna avere chiari gli obiettivi. Ecco quindi la ricetta di Thomas Mayer per affrontare la crisi. Secondo me è necessario stringere i denti e continuare a fare ciò che facciamo, dare il massimo e la gente lo apprezzerà e ci rispetterà per questo. Vincitore di numerosi riconoscimenti da New York a Hong Kong, lo stilista tedesco riesce a circondare le donne che indossano i suoi capi di un alone magico, quasi magnetico. Qual è quindi l'ideale della donna, Thomas Mayer? La mia donna è molto socievole, forte, può essere decisa ma al tempo stesso molto femminile. Dipende da ciò che fa, da dove va, quali sono i suoi obiettivi. Da anni e soprattutto in tempi di crisi il concetto di lusso è messo sotto torchio, ma qual è quindi il vero significato del lusso al giorno d'oggi? For me, luxury is something very personal. Luxury is not something that you evidently see. Per me il lusso è qualcosa di davvero personale, non è qualcosa di così evidente da vedere, è qualcosa che mi dà piacere, è qualcosa che senti, non è detto che sia legato ad oggetti costosi. Personalmente credo sia qualcosa di molto meno oggettivo. Nuova sfida per Re Giorgio. È ora di vestire gli azzurri. La medaglia d'oro dell'eleganza olimpica è già azzurra. Giorgio Armani veste i campioni di Londra 2012. Per la prima volta nella storia delle Olimpiadi sarà ricamato in oro all'altezza del cuore di tute e felpe l'inno di Mameli, una trovata a effetto da parte del signore dell'eleganza minimal made in Italy. Su tutto il kit blu notte bianco compare la scritta Italia accompagnata dalla stilizzazione dello Stadio Olimpico di Roma coi loghi CONI e Emporio Armani. Che fra la moda e lo sport c'è la differenza che la moda copre il corpo e lo sport alla fine lo scopre nel senso lo fa vivere. Sono due cose nettamente diverse. Lo sportivo in genere non ama in fondo sentirsi supporto di qualcosa, che sia una giacca, che sia una maglia, che sia una camicia. Invece essere se stesso. Gli azzurri indosseranno capi sportivi e formali firmati dallo stilista in ogni momento della giornata e nelle occasioni ufficiali per tutta la durata della manifestazione, dalla cerimonia di apertura del 27 luglio. Abbiamo visto tante divise blu nel passato,
che non è un vero blu, è un blu carta zucchero, è un blu ottanio. Il blu migliore è quello scuro, che ricorda la notte. Alla presentazione della collezione nomi importanti dello sport: Valentina Vezzali, Tania Cagnotto, Giulia Quintavalle e Rossano Galtarossa. Ma io ho l'impressione che saranno tutti molto, come si dice a Milano, schisci. Cioè non credo che ci saranno delle grandi esibizioni di creatività. Lo sport può imporre un rigore mentale a cui corrisponde un rigore fisico, anche estetico. Se la medaglia d'oro in quanto a stile è già italiana, aspettiamo luglio per conquistare i podi sportivi. Sensuale e delicata è la rosa dell'estate. Protagonista nelle sfilate di Blue Girl, Christian Dior, Chloe, Laura Biagiotti e Prada, la rosa primeggia nelle stampe così come sui ricami o in effetto 3D. Una tendenza che già l'anno scorso aveva preso piede e si era notata nei look di J.K. Rowling e Rihanna agli Oscar, firmati dallo stilista Oscar de la Renta. Portatrici del fiore simbolo d'amore, quest'anno Katy Perry e Dita Fontis, presenti all'ultima collezione Haute Couture di Alexis Mabille, dove l'elemento fondamentale è un'immensa rosa come tiara ed il vestito, in secondo piano, sembra la continuazione del taglio del fiore. Comme des Garçons ha riempito anche l'ultima collezione con questo fiore, nelle tonalità più chiare del panettone e del bianco sepolcrale. E per gli accessori? Dalle delicate pochette di Matthew Williamson, con rose bianche di seta e cristalli Swarovski, a quelle più rock presentate da Prada. La rosa è indiscussa protagonista. Così anche per le scarpe, come nella linea che ha guidato la mano di Roger Vivier per la sua collezione Primavera-Estate 2012, in cui i tocchi di eleganza romantica e bon ton si riversano su sandali in versione nude e impreziositi da inserti come fiori di seta. Anche la collezione di Nicholas Kirkwood si caratterizza per le decorazioni, un fiore quasi scarabocchiato che avvolge il piede. Mentre Jimmy Choo presenta una versione più africana dei suoi sandali. Infine Valentino fa del ricamo a forma di rosa per i suoi stivali, sandali e spadriglias un vero e proprio marchio di fabbrica. La rosa è anche l'emblema di Lancôme, sin dalla sua nascita nel 1935, e diventa il leitmotiv della mostra itinerante Roses by, appena inaugurata nella galleria di Corso Como 10 di Milano. Tutti al mare a sfoggiare bikini, trichini e caftani. Ci siamo, le temperature si alzano, il sole si fa più intenso. Tutto sembra predire l'arrivo dell'estate e proprio in vista della bella stagione è giunto il momento di dare uno sguardo ai trend e agli outfit più esclusivi che vedremo presto sulle spiagge. Intero lo metto, di solito si vendono meglio alle signore di un'età più dai 50, 60 in su, altrimenti le persone che portano il bikini, quando portano l'intero, portano quello che è il trichini, che quindi ha dei buchi nel mezzo o davanti o dietro, quindi sono due bikini collegati da un pezzo in mezzo. I brand più in voga sono sempre gli stessi, da Miss Bikini a Pin Up Stars fino al classico para. Tra le celebrities americane, però, a dettare tendenza è Melissa Dabash. Melissa Dabash, ormai sono una decina, una quindicina d'anni che fa questa linea di costumi da bagno e ha due negozi a Londra e vende soprattutto all'estero nei resort, quindi in grossi hotel di lusso al mare. È molto conosciuta anche per tutte le star che indossano i suoi mini bikini. E li ha indossati Cindy Crawford tutto il tempo, Sienna Miller, questi due sono quelli che mi ricordo, però anche Beyoncé li usa molto. Quest'anno sicuramente i colori predominanti sono l'acqua, quindi il marino, l'arancio, il verde smeraldo e poi le righe e i tessuti lycra. Il
look da spiaggia prevede anche altri capi irrinunciabili, dai copricostume ai caftani. Quest'anno abbiamo tanti copricostumi, soprattutto nella linea di Melissa, molto indianeggianti, per cui con dei ricami, negli stessi colori che ho detto prima dei costumi, e poi con dei ricami un po' indianeggianti, quindi azzurro col bianco, verde smeraldo con il bluette, l'arancio col bianco, quindi riprendono i colori dei costumi da bagno e hanno questi richiami indianeggianti molto belli. Insomma, come ogni anno, non c'è che da scegliere in base al proprio gusto e alle proprie caratteristiche, certo, ma puntando sempre a distinguersi. Isole, la favola moderna di Asia Argento. È un outsider del cinema. Asia Argento, davanti ai flash per Isole di Stefano Chiantini, arriva bella e casual, con indosso una t-shirt di un altro genio fuori dal coro, Bob Dylan. Andrà a Cannes per Dracula 3D, il film diretto da papà Dario. Pensa a una terza pellicola da regista. Intanto è piena di impegni da set. In Isole è Martina, una donna definita pazza perché ha scelto di non parlare. Con lei Ivan Franek, Giorgio Colangeli, Anna Ferruzzo, Paolo Briguglia e Alessandro Tiberi, per una favola surreale e romantica sotto il tetto di una casa canonica alle Isole Tremiti. Modalità rapper per un po' di sano shopping. Da Miu Miu sceglie le scarpe. È Bianca Balti, irriconoscibile. Look da rapper, pantaloni della tuta larghissimi, giubbottino modello Eminem, cappello messo quasi al contrario. Acqua e sapone, la modella sa di essere talmente bella da prendersi il lusso di esagerare, ma forse lo fa un po' troppo. Indecisa, nel negozio sceglie prima i sandali rasoterra, anche se super fashion. Per vederseli meglio ai piedi si alza la tuta come fosse uno shorts. Si specchia, non è convinta. Prova un altro paio di scarpe. E ancora, anche con la zeppa altissima. Fuori, in strada, c'è Francesco Mele. Si tiene a distanza. I due stanno insieme, ma amano la privacy e non gradiscono i flash. Immancabile però pizzicarli. Coppia inedita al centro del gossip. Il TG delle celebrities, gli eventi, i gossip, solo a Class TV Moda News, solo su Class TV Moda. Vi aspetto alla prossima puntata.